Buonasera e benvenuti alla prima serata del corso di introduzione a Python. Questa sera vedremo le basi del linguaggio, quindi variabili, loop, cicli, strutture, insomma tutte le cose che sono parte del tipico linguaggio di programmazione, però le vedremo in Python. Poi vedremo anche i motivi per cui scegliere Python in determinati contesti piuttosto che altri linguaggi di programmazione. Questa sera la serata sarà tenuta da Enrico Bacis e anche la prossima, che è un ricercatore presso l'Università di Bergamo e sta facendo anche un dottorato in sicurezza informatica, quindi dovrebbe saperne abbastanza. Speriamo che sia una serata produttiva e se avete bisogno di informazioni vi trovate poi alla fine del corso. Vi chiedo poi chi non ha ancora fatto, chi ha fatto la tessera stasera, di venire a ritirare il proprio tesserino in maniera tale che per le prossime volte sia a posto con il tesseramento. E speriamo che sia una serata produttiva. Comunque pubblicheremo poi per tutti i soci sia le slide che i video, quindi chiunque rimanesse indietro e non riuscisse a vedere avrà disponibile il materiale prossimamente. Vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, come detto sono Enrico Bacis, sono attualmente dottorando in UNBG e faccio sicurezza informatica, ma stasera vi parlo di tutt'altro, faccio un'introduzione a Python. È stato un po' difficile cercare di capire il livello a cui tarare il corso, perché dal sondaggio che vi ho mandato ho visto che i livelli erano i più variegati. Quindi ho deciso di fare questa prima serata proprio introduttiva, quindi vediamo proprio, cioè, attraverso Python anche cosa è un linguaggio di programmazione, anche per quelli che magari sono un po' più indietro sul lato programmazione. Perché Python? Perché Python è un linguaggio molto semplice, quindi anche per chi non è magari così avvezzo a programmare tutti i giorni, non so che tipo di lavoro fate o cosa vi piace fare come hobby, però Python è un linguaggio veramente semplice, quindi tutti, se avete magari provato a programmare dietro negli anni in C, avete avuto problemi e così via, Python è un linguaggio che vi permette di arrivare quasi sempre subito al punto senza lottarvi un po' contro. Adesso io sono un grande stimatore di C, però serve saperlo usare, mentre invece spesso uno vuole fare qualcosa in maniera un po' più diretta, senza che il linguaggio gli rendi conto. Quindi, appunto, come dicevo, il calendario prevede questa prima serata le funzionalità di base del linguaggio e le strutture dati, e la seconda serata, che si terrà il 24 maggio, invece vedremo più l'ecosistema di Python, quindi cosa c'è in standard library, quindi quali sono le cose che una installazione normale di Python ha, e usi specifici, quindi quello che non c'è nell'installazione normale di Python, come faccio a ottenerlo. Vedremo che anche lì c'è tutto un suo ecosistema, che anche quello è molto ben strutturato, facile da utilizzare. Fermatemi quando volete, fatemi domande, perché appunto i livelli sono così diversi, quindi se sto andando troppo lento, se sto andando troppo veloce, fermatemi, fate domande. Se non si vedono le slide, zoomiamo. Allora partiamo, quindi Python cos'è? Un linguaggio di programmazione a alto livello, quindi non è assembly, non è C, è un linguaggio di programmazione che già si pone a un, ok, sotto c'è tutto un layer che io non conosco di come funziona il sistema, io voglio andare a definire cosa deve fare il mio programma senza stare a sapere troppo del mio sistema. È stato creato nei primi anni 90, cioè sembra un linguaggio giovane, che però, vabbè, rispetto magari a Assembly o a C è ovviamente più giovane, però comunque è degli anni 90, quindi si avvicina, cioè ha già un bel 25 anni, si avvicina al suo 30° compleanno. È stato creato da un programmatore olandese che si chiama Guido van Rossum, che vi vedete indicato come BDFL, perché, come vedremo poi, Python è un linguaggio open, chiunque può contribuire, però è stato coniato questo termine, è stato coniato dalla community di Python proprio per la figura di Guido van Rossum, e è Benevolent Dictator for Life, quindi praticamente dittatore benevolo a vita. Quindi quando c'è un dibattito nella community di Python e non si riesce a decidere se è meglio fare una scelta o se è meglio fare l'altra,
questa decisione è stata, cioè, la prende Guido Barroso, così perché ha deciso che gli ha voluto riconoscere questo titolo onorifico. Si chiama Python per la sua grande passione per i Monty Python, che era un gruppo teatrale, per chi non li conoscesse. Vediamo le caratteristiche di Python, quindi perché uno dovrebbe scegliere Python rispetto a altri linguaggi che magari già conoscete. Allora, sicuramente, come detto prima, è facile da imparare, quindi la sintassi è molto molto semplice e anche elegante. Un programma scritto in Python si legge bene, è facile da comprenderne il funzionamento. Ha una standard library, quindi appunto le librerie che vengono fornite insieme al linguaggio stesso, che è enorme. Cioè, potete fare qualsiasi cosa, serve di anzippare qualcosa, c'è in standard library. Serve di fare un'interfaccia comma line, c'è il parser, in standard library. C'è veramente tantissime cose. Senza quindi dover andare a capire, ok, sono in C, devo andare a fare una connessione, scaricare una pagina web, cosa faccio? Devo scandagliare il web per cercare la libreria migliore per farlo, integrarla in un programma, è sempre un po' un problema. Quindi si dice che è batteries included, quindi uno installa Python e ha già tutto quello che gli serve per provare a interagire, cioè, a fare qualcosa che è più dell'hello world. Documentazione eccellente, sul web si trova di tutto e la community è veramente, veramente formidabile. Cioè, rispetto alle community di altri linguaggi è molto giovane, quindi è molto dinamica, hanno un sacco di meeting e così via. E in più anche, cioè, l'ecosistema è maturo, vuol dire che Python lo posso installare dovunque io voglio e è qualcosa di stabile, no? Crash inaspettati, cioè non è qualcosa ancora nelle prime fasi del suo sviluppo. È un linguaggio interpretato, qualcuno sa la differenza tra linguaggio interpretato, compilato, semicompilato, per alzata di mano per sapere. Ok, allora andiamo abbastanza veloci. C è un linguaggio compilato, vuol dire che io scrivo il mio programma C, poi lo devo passare a un altro programma che è il compilatore, generalmente GCC, C-Lang o quello che volete usare, generalmente questi due. Questo compilatore è specifico per la mia architettura, quindi il compilatore sa che sto compilando per un'architettura che ha 32 bit, sa che sto compilando per un'architettura che ha ARM, e produce un eseguibile, quindi qualcosa scritto in un linguaggio assembly, perché alla fine la macchina non sa eseguire C, sa solo eseguire assembly. Interpretato invece vuol dire che non necessita di compilazione. Okay, quindi vuol dire che c'è un interprete, non un compilatore, non c'è un output che è un eseguibile. E io, se devo dare a voi un codice in Python, vi do direttamente il codice sorgente, generalmente. E quindi questo anche favorisce tutto il mondo dell'open source, perché essendo più difficile nascondere il codice, perché io il codice lo posso aprire e modificare quando voglio, è molto più divertente andare anche a guardare come funzionano i tool di sistema scritti in Python, vado e vedo perché non mi sta facendo fare quella cosa e magari poi contribuisco, invece che avere un binario che è lì e non va quella cosa e dovrei andare a cercare il codice sorgente, ricompilarlo, vedere se la mia modifica funziona. Quindi il linguaggio interpretato vuol dire che c'è un interprete che legge ogni riga del vostro file in input e la interpreta, quindi è come se la compilasse e la eseguisse in quel momento, ogni volta che io faccio, che io eseguo il mio programma, quindi non c'è un compilato. Le variabili sono dinamicamente tipate, quindi vuol dire che se in C, in Java siete abituati a fare int a uguale a 1, float b uguale 2.5, in Python A è solamente un nome per riferirsi a un qualcosa che in quel momento vale 1, dopo può valere high, okay? Può valere una stringa. Quindi questo non sempre è un vantaggio, è un vantaggio a volte, uno svantaggio a altre, perché mi permette di scrivere codice che è molto snello,
però vuol dire anche che l'interprete non può fare tutti questi ragionamenti che magari il compilatore riesce a fare e garantirvi che il vostro programma sia almeno un po' resistente. Okay? Quindi è data al programmatore questo onere. Altre caratteristiche, gli interpreti che sono diversi sono open source, ma anche il linguaggio stesso è open source, quindi se a me non piace qualcosa del linguaggio, posso scrivere una Python Enhancement Proposal, si chiama, e suggerire che secondo me dovrebbe essere integrato, oltre che al minore, al maggiore, l'uguale, anche un altro linguaggio scritto Python. In che lingua? Ah, dopo ci arriviamo. Abbiamo strutture dati di alto livello, quindi come questo, come anche in Java, in C++, cioè a differenza del C dove devo costruire tutto a mano, abbiamo le strutture dati di alto livello, quindi liste dinamiche, tuple, insiemi, dizionari, ognuno di questi poi li vediamo durante il corso della serata. Lo sviluppo è molto rapido e anche multipiattaforma, appunto perché essendo un ecosistema maturo riesco a far andare su ARM, riesco a far andare su qualsiasi cosa, gli interpreti girano ovunque. La sintassi è compatta da leggere, esiste una marea di tool per Python, davvero, cioè, forse è anche un po' per moda che Python è così diffuso. Però il fatto che sia così diffuso vi permette di avere il tool che vi controlla, cioè quello che non fa il compilatore ve lo fanno altri tool, diciamo. È multiparadigma, quindi potete scrivere con una sintassi iterativa in maniera object oriented, simile a Java, C++, funzionale. Python accetta un po' tutto, poi dopo. Così, tanto per, avevo già mandato il sondaggio, però chissà cosa vuol dire imperativo, più o meno, chissà cosa vuol dire object oriented, ok, funzionale. Okay. Python è ottimo per fare sviluppo web, ci sono moltissimi siti che sono realizzati in Python, penso lo stesso YouTube sia realizzato in Python, almeno per quanto riguarda la parte che vedete voi. È ottimo per creare tool di sistema, perché Ubuntu, le distribuzioni Linux adesso hanno moltissimi tool che storicamente erano fatti in altri linguaggi, riscritti in Python. E quindi è buono saperlo usare anche per chi vuole contribuire all'avanzamento di Linux, dell'open source, volete. E è ottimo anche come linguaggio di scripting. Abbiamo visto nel corso precedente Bash, che è un altro ottimo linguaggio per fare scripting. Anche Python, avendo così tante librerie, permettendomi di fare così tante cose in maniera semplice, è un linguaggio di scripting eccellente. È utilizzato da tutti i pezzi grossi del settore, cioè è preferito da tutti i pezzi grossi del settore. Se uno fa un colloquio in Google può scegliere tra i linguaggi di programmazione per fare il colloquio: C++, Java, Python. E Python è quello più semplice, quindi o siete dei draghi degli altri linguaggi di programmazione, oppure andate su Python, che magari dovete scrivere tre righe per passare il colloquio, mentre in un altro linguaggio di programmazione le rogne potrebbero essere maggiori. Vabbè, cioè, sembra tutto fantastico, ho raccontato 12 punti che sembra ok, usiamo tutti Python, ha anche degli svantaggi Python, cioè alcune cose non vanno in Python, sviluppo mobile, qualcuno mi ha detto che sarebbe fare sviluppo mobile. Sì, non funziona così tanto bene, cioè, per sviluppare su Android, Java probabilmente è comunque il tool migliore, ci sono altri linguaggi, metalinguaggi possibili. Python esiste, Kivy, che è una libreria, se chi ha fatto la domanda per lo sviluppo mobile può guardare, però oltre a quello non è che c'è tantissimo. Giochi 3D, beh, anche questo per fare scripting, cioè nessuno gli viene in mente di fare un gioco 3D in Bash, cioè nel senso ci sono linguaggi di programmazione per fare cose, linguaggi di programmazione per fare altre cose. E lento? Scusa, molto lo scritto, mi sembra che anche moduli,
si è fatto, si è sviluppato in Python. Sì, 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 un libro di non è solo un web a livello sistema. No, web, sì. Beh, però vuol dire accesso ai dati, vuol dire accesso. No, no, assolutamente. Sì, sì, ovviamente oltre a web c'era tutta un'infrastruttura, tutta una serie di librerie per connettersi a database, tutta una serie di librerie per fare interfacce grafiche, un linguaggio maturo, tutto quello che potete aspettare da un linguaggio maturo. È lento, uno può dire sì, però è un linguaggio dinamico, quindi deve ogni volta che voi scrivete qualcosa deve andare a vedere il tipo di quella variabile, quindi deve andare a fare dei ragionamenti. È lento, è un altro può dirvi sì, però è un linguaggio interpretato, quindi non c'è una compilazione che può andare a ottimizzare alcune cose come invece succede in C. Questo sicuramente non si legge, devo dezoomare, se non poi vi dezoomo. È lento ancora, sì, però sappiamo come fare a velocizzarlo. Anche perché in generale quando scrivete un programma non mi serve che tutto il programma vada super veloce. Se poi andate a analizzare davvero il programma, scoprirete che l'80% del tempo di esecuzione del vostro programma in realtà cioè, è sempre in quel loop, è sempre nel 20% del codice, circa la regola è questa. Quindi posso andare a scrivere tutto quello che non mi serve che vada velocissimo in Python e poi andare a ottimizzare quella funzione specifica che invece mi serve che vada veloce. Quindi se sto facendo un tool per fare encoding di video, tutta l'interfaccia grafica, tutte queste cose qua, magari non mi serve che siano velocissime, perché tanto poi tutto sta nell'encoder, sta nel cuore, quindi vado a scrivere quella parte lì in un altro linguaggio. Perché il vantaggio di Python è che può essere ovviamente esteso con codice di altri linguaggi, con librerie scritte in altri linguaggi, ad esempio in C, quindi potrei andare a scrivere il encoder in C. Tutte le librerie, ad esempio, di encryption, di cifratura che ci sono in Python, dietro hanno, cioè sono praticamente dei wrapper intorno a una libreria C, quindi vi permettono di accedere alle funzioni sottoscritte in C da un linguaggio un po' più di alto livello. Quindi è lento, sì, però se usato bene non è così lento. Oltre a questo, non esiste un solo interprete per rispondere anche alla domanda che faceva. Infatti, Python in realtà è solamente la definizione di una sintassi, cioè si mettono a un tavolo la community e decidono cosa dovrebbe fare questa sintassi. Poi dopo, chi sviluppa gli interpreti è tutto un altro mondo, cioè la Python Software Foundation che sviluppa gli interpreti, anche se ovviamente supporta gli interpreti. Quindi quando voi, probabilmente il Python che avete utilizzato, in realtà si chiama CPython, perché appunto quell'interprete deve essere scritto in qualche linguaggio e quel linguaggio generalmente è C. Okay? Quindi voi avete questo interprete scritto in C, prende il programma in Python e lo esegue, perché appunto deve comunque fare qualcosa e l'interprete deve essere scritto in qualche linguaggio. Quindi CPython è quello che probabilmente avete utilizzato se avete installato Python, avete installato CPython, quindi l'interprete in C. Non è l'unico interprete, esiste Jython che gira su Java Virtual Machine, esiste anche uno molto interessante che si chiama PyPy, che è un interprete in Python che ha la curiosità di essere scritta in Python. Adesso non chiedetemi bene come interpretazione. Cioè nel senso compili... Posso dire che tanti anni fa qualcuno che era in campo si meravigliava che il compilatore Fortran era scritto in Fortran. No, cioè nel senso ovviamente cioè, la persona che l'ha scritto una testa così, è un genio e ovviamente il primo che ha scritto sarà stato compilato anche quello con magari con CPython. Poi dopo riutilizzi quelli che hai creato prima per le nuove versioni. Installazione, va bene, perché poi vi do le slide, così almeno ci sono i link, se usate Windows, se usate Mac. Se usate Linux, come dovreste, dato che siete BGLUG, quindi tutti state usando Linux giusto in questo momento,
io non vedo, quindi dite sì. Se usate Linux dovrebbe già esserci, se voi aprite un terminale e scrivete Python 3, vi si apre, proprio perché metà dei tool di sistema di Linux sono scritti in Python, quindi non potrebbe funzionare Linux, cioè non Linux in sé come kernel. La distribuzione che avete non potrebbe funzionare ovviamente senza Python. L'interprete, quindi se voi scrivete Python 3 nel terminale, vi si apre Python. Adesso, vero che vi ho detto di installare Python 2 e Python 3, dopo la ragioniamo su questi. Se scrivete Python 3 nel terminale, vedete che vi dice che è stato compilato con GCC, quindi in sostanza è un programma in C che sta girando. Interpreta del codice scritto in Python, ma è un programma scritto in C che avete aperto. Vi fa vedere questi tre maggiore che sono semplicemente l'indicazione, ok, sei in una shell, sei in un interprete di Python, scrivi quello che vuoi, che sia Python, e io lo eseguo. Si chiama REPL perché sta per read, eval, print, loop. Cioè interprete lo chiamiamo in italiano, in inglese generalmente si chiama REPL. Che vuol dire perché lui legge quello che viene scritto nell'interprete, nella console dell'interprete, lo valuta, lo stampa e loopa su queste operazioni. Cioè, quindi continua a fare questo ciclo fin quando voi lo avete aperto. Esistono anche delle REPL online, se voi andate su REPL.it, ce ne sono altre 100, questa quella lì è semplice ricordarsi che una volta che uno si ricorda il eval print loop, REPL.it. In realtà ci sono delle REPL anche per altri linguaggi su quel sito, c'è anche qualcuno che ha provato a fare un interprete, o comunque, non proprio un interprete, però qualcosa che compila riga per riga, diciamo. Anche di C lo trovate sempre su quel sito. Quindi se volete usare Python 3 e non ce l'avete installato, o se non avete installato Python proprio, potete andare su questo sito e fare tutto quello che vediamo, scrivendolo direttamente online. Altri, ovviamente, uno vuole anche creare dei programmi che non siano effimeri, cioè non è che quando chiudo il mio interprete poi devo buttare via tutto, voglio anche scriverli e salvarli con tutti gli altri linguaggi. La scelta dell'editor sta poi, ce ne sono diversi, ovviamente la scelta migliore è sempre VI, però se non vi piace VI, proprio volete Emacs, cioè scrivete Emacs. No. C'è anche PyCharm, è l'editor, quello che viene generalmente utilizzato, è praticamente NetBeans, IntelliJ, se qualcuno lo usa per Java, però fatto per scrivere in Python, quindi è molto molto comodo, e la versione community è open source, quindi possiamo pubblicizzarlo. C'è PyDev, se vi invece preferite Eclipse, c'è il plugin per scrivere in Python e usare Python. Sublime Text, ovviamente, si porta Python. Ho scoperto l'altro ieri dell'esistenza anche di Line Text, che è la versione open source di Sublime Text, quindi no, contribuite. Altrimenti Atom, Gedit, Genie, scrivete quello che volete. Però se non avete ancora un vostro interprete e volete scrivere Python, scaricate PyCharm, che probabilmente è la scelta migliore. Hello World, se volete un programma perché è d'obbligo, appunto Python è bello da spiegare perché è molto leggibile, molto, molto semplice. Cioè se io vi faccio vedere l'Hello World in C, sì, è vero che se leggo Terminal in C e poi mi dice no, però dopo vi spiegherò bene cosa vuol dire main, cosa vuol dire parentesi, poi cosa vuol dire printf, return, include, però ci sono troppi in là, vi spiegherò. Cioè per stampare schermo dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice. Anche in Java dovrei sapere cos'è una classe, cos'è un metodo statico, che void, system, out, println. Cioè, probabilmente se qualcuno si è trovato a insegnare questi linguaggi, cioè gli studenti devono fare quasi un atto di fede del prima o poi dopo. Capirai, cioè, quello che vuoi fare è stampare questa cosa qua e invece
non voglia di scriverti tutto quest'altro codice che non sai cosa vuol dire. In, in Python 3, in questo caso, cioè io scrivo print, la parentesi, la stringa che voglio stampare. È vero che anche qua devo dire cos'è print tra parentesi. Ma un conto è chiedere di fare un atto di fede su print stampa. E se metto le parentesi è un argomento, dopo vediamo come sono gli argomenti. Un conto è spiegare tipo public, class, e lui stampa. E qua probabilmente ci eravamo arrivati tutti. Perché Python 3 vi sto spiegando e non... perché non l'ho chiamato Python, lo chiamo sempre Python 3. Perché c'è un po' una diatriba nella community in questo momento. Se qualcuno ha seguito, cioè segue Python, è un po' più appassionato. Python, quando uno dice Python, storicamente è Python 2. Python ha avuto le sue versioni, cioè, partito dalla 2.5 essere largamente utilizzato, 2.6, 2.7 siamo adesso, e poi come funziona la numerazione generalmente software, quando cambia la major, quindi quando cambia il numerino più a sinistra, generalmente vuol dire che sto facendo dei cambiamenti non retrocompatibili. Non sempre, però il semantic versioning vuole questo. Quindi Python 3 non è retrocompatibile con Python 2, okay. E però la gente piaceva Python 2 e quindi tanti sviluppatori che sono cresciuti con Python 2 si sono trovati a dover affrontare Python 3 e non avevano tanto voglia di fare il porting delle loro librerie e così via, perché tutto non era retrocompatibile. Poi se dopo vediamo le cose non retrocompatibili, poi sono così tante. Però io ho deciso comunque di spiegarvi Python 3. Adesso vi ho detto di scaricare quello che volevate, perché appunto non volevo che qualcuno si spaventasse dal fatto che Python 3, perché c'è anche io alcuni anni fa, se qualcuno mi diceva ti spiego le differenze di Python 3, forse non sarei troppo andato volentieri. In questo modo era per dirvi mi spiego Python, poi dopo in realtà mi spiego Python 3 perché se uno inizia oggi a programmare in Python dovrebbe usare Python 3, perché è l'unico modo per far progredire Python. Se ci sono due pensieri diversi e ci si scontra e basta, a un certo punto quello che succederà è che Python viene abbandonato, perché cioè ci metto troppo a capire se il software che voglio rilasciare lo devo fare compatibile sia con Python 2 che con Python 3, allora devo adottare delle strategie diverse. Se invece tutti ci muoviamo Python 3, Python può andare avanti. Infatti, tecnicamente nel 2020 cessa tutti gli avanzamenti su Python 2.7. Python 2.7 è l'ultima versione, è stato deciso di non fare un Python 2.8 introducendo le cose che erano state aggiunte in Python 3. In questo momento Python 2.7 è aggiornato solamente per aggiornamenti di sicurezza, un po' come UXP a suo tempo. Però non verranno introdotte altre funzionalità che invece sono presenti in Python 3, quindi quello che sta andando avanti è Python 3. Python 2 adesso ha gli aggiornamenti di sicurezza, nel 2020 non avrà più gli aggiornamenti di sicurezza, quindi Python 3. Come copertura di librerie, come sono messi? Siamo messi abbastanza bene. Allora, diciamo, un paio d'anni fa non avrei proposto Python 3, perché sì, ovvio, la standard library c'è, ricca e tutto, però già se uno voleva installare una qualche libreria aveva un buon 50% di probabilità di incappare in qualcosa che non era supportato, e quindi muoveva tutta la codebase in Python 2, che probabilmente era tutta supportata. Adesso tutte le librerie grosse sono compatibili con Python 3, quindi sì, l'unico ostacolo è chi ha scritto roba in Python 2 deve aggiornarla. Anche lì il tooling è fantastico, c'è un tool automatico per andare a correggere il codice. Non è sto problema. La cosa che spaventa di più quelli che aprono Python 3 e cercano di scrivere è che proprio la print, la cosa che uno fa per vedere come funziona, non va più come funzionava in Python 2. Perché in Python 2 print era uno statement, quindi vuol dire che print era una parola chiave specifica del linguaggio. Quindi io scrivo print e poi la mia stringa. In Python 3 print è una funzione come tutte le altre.
quindi devo metterci le parentesi. Quindi uno abituato a Python 2 scrive print hello world e non va, chiude Python 3 e ritorna a Python 2. Questo è quello che succede. Però questa è la cosa più spaventosa di solito. E anche, cioè, lo svantaggio è che è impossibile che voi prendiate un programma scritto in Python 2 e in Python 3 funziona senza modifiche, perché un programma che non stampa, sì, cioè, vedete il programma, cioè sì, potrebbe essere come una GUI, però molto probabilmente questa è la cosa più importante. Prima di continuare, le regole, sì, è un titolo un po' così. Se voi scrivete import this, proprio importa questo, in Python, vi spiega cosa vuol dire scrivere in, cioè scrivere in una sintassi pythonica, cioè che vuol dire cosa dovreste tenere in mente quando scrivi un programma in Python. Poi, cioè, adesso se dopo volete rileggere, se lo scrivete dietro sulla maglietta, le regole. Però diciamo, in Python è un linguaggio elegante, quindi la prima cosa che vedete è beautiful is better than ugly, quindi le cose belle sono più belle delle cose brutte. Cioè questo è proprio il mantra di Python, quindi che l'eleganza del codice è una cosa che viene molto apprezzata. Esplicito è meglio che implicito, e sono tutte delle regolette che se le tenete a mente scriverete sicuramente, non sicuramente, però se seguite quelle regole lì probabilmente scriverete dei programmi migliori. Ok, le basi, vabbè, commenti, quindi se voglio commentare si fa con cancelletto, come in altri linguaggi di scripting, sono i commenti inline. Se io scrivo cancelletto in un punto qualsiasi, che non sia una stringa, nel mio codice, quello che è scritto dopo è un commento. Non esistono i commenti a blocchi, quelli che ci sono in C, in C Java, quindi non c'è il barra asterisco barra. Se volete, non so bene perché, però quando la gente vuole fare dei commenti a blocchi, generalmente fa una stringa multilinea. E la stringa multilinea si fa con tre apici, come vedremo dopo. Potete poi scrivere quello che volete, poi altri tre doppi apici. E quello viene visto un po' come commento, perché se io non assegno nessun nome a quella stringa, vuol dire che non posso neanche più referenziarla, quindi la ignora l'interprete. E quindi in sostanza è visto come un commento, però se vi domandate come mai non c'è un commento a blocchi, è così. Quindi, partendo proprio dalle basi, le variabili servono per associare nomi a valori e come detto prima, sono dinamicamente tipati, quindi se scrivo x uguale a 8, non vuol dire che x sarà un intero per tutta la durata del mio programma. Vuol dire semplicemente che subito dopo x è associato a 8, e 8 è un intero. Posso moltiplicarli, e questa qua è una REPL, un interprete dinamico. Vedete che se io modifico questo, ma è quello che succede anche nella vostra shell se ce l'avete aperta. Io quando do dei comandi che hanno un output, anche senza mettere print, vedo qual è il risultato, perché se è un'espressione sostanzialmente mi viene ritornato il valore dell'espressione subito sotto. Ne posso creare quante ne voglio, posso anche associare, anche in C questa sintassi funziona, posso associare lo stesso valore a più variabili. Se voglio stamparle più di una, questa print prende anche più valori con la virgola. Quindi se io scrivo print x, y, z, mi stampa il valore di x, y, z. Detto prima, Python è dinamicamente tipato, quindi scrivo x uguale a 1 e lo stampo, mi stampa 1, riassegno hello, quindi una stringa, lo stampo, quindi non si fa problemi. Se avessi fatto magari un altro linguaggio, avrebbe dato problemi.
non ci sono i punti e virgola alla fine, se qualcuno se ne domandato. Input dall'utente, allora preferite tipo più grande però proprio tagliato lì, se noi vogliamo prendere l'input dall'utente, anche lì è molto facile, c'è la funzione input, che è una funzione, print serve per stampare, input serve per ricevere una stringa dall'utente. Okay. In Python 3 input produce sempre una stringa. In Python 2 no, ma noi non spieghiamo Python 2, quindi in Python 3 input produce sempre una stringa. Quello che io inserisco qua viene stampato come prompt, viene stampato come domanda, come stringa che viene visualizzata all'utente, e subito dopo quella stringa l'utente può inserire il, in questo caso il nome. Cioè se io eseguo questo codice, mi dice inserisci il tuo nome, io scrivo Enrico, e subito dopo lo stampo con print uso la virgola per separare le cose che voglio stampare, quindi stampa Enrico Enrico. Tutti ok? Vale. Se vado troppo lento, come detto, input in Python 3 produce sempre una stringa, vuol dire che io devo fare, se voglio un intero dal mio utente, devo fare un cast esplicito. Okay. Ci sono le funzioni int, float, in realtà sono solo queste due per quelle che si usano, e int mi permette di convertire una stringa in un'intera, come la a to b c, float mi permette di convertire una stringa in un numero in virgola 9. Se io uso int 100,2 perché mi stampa 4, potrei anche barra 0 come terminale di una stringa, no? Cos'è che 100 e 2, qual è la relazione con 4? Binario. Esatto. Quindi int prende un secondo argomento, se volete, che è la base con cui volete interpretare quel numero. Quindi se volete farvi dare un valore esadecimale o queste cose qua, basta fare int la stringa che avete. Se qua metto a 10, scusate, 16, e mi stampa 10 perché in esadecimale A vale 10. Passiamo ai tipi che conosce Python di default. Ci sono i booleani classici, quindi possono assumere solo valori true e false, e non c'è una sintassi molto particolare per fare AND o OR in Python, si scrive AND e OR. Okay, quindi se io faccio true or false, quindi restituisce false, se faccio true or false mi restituisce true, se faccio true and false mi restituisce false. Classica algebra moderna, tutti sappiamo. Il risultato degli operatori è anche un booleano normale da altri linguaggi di programmazione. Posso confrontare molte cose, cioè se io gli chiedo se A è minore di B, lui mi risponde vero. È un po' diverso da quello che succede in C qua, anche in C questa cosa funziona, se faccio A minore di B. Però, come vedremo dopo, quella scritto così A minore di B in C, intendo A e B come singoli caratteri, perché Se sapete C, in realtà scrivere A tra singoli apici è come scrivere un numero sostanzialmente. Quindi lo converte come se fosse un numero con la sua rappresentazione ASCII. E in realtà qua lui mi sta proprio facendo il confronto lessicografico tra quelle due stringhe. Quindi io posso confrontare stringhe e sapere se una stringa è lessicograficamente minore di un'altra, quindi se nel dizionario viene prima di quell'altra stringa. Posso fare not per negare al posto del punto esclamativo che c'è in altri linguaggi, e basta, quello è tutto quello che c'era da dire sull'algebra booleana. Numeri, abbiamo solamente due tipi numerici, ci sono anche i complessi, però se volete proprio usare i complessi ci sono. C'è l'intero e c'è il numero in virgola 9. Non dobbiamo preoccuparci
di qual è il max limit. Non dobbiamo preoccuparci di andare in integer overflow, che vuol dire semplicemente se io ho un intero che è rappresentato come 32 bit, dovrei preoccuparmi se vado a inserire un numero la cui rappresentazione richiede più di 32 bit, perché non ci sta. In Python fa questo per voi, certo. Voi scrivete i numeri che volete e ci staranno nelle variabili senza andare in overflow. Quindi se io faccio x uguale a 10, il type mi restituisce il tipo di quella variabile, quindi qua ho int, se faccio p che è 3,14, chiedo il type, mi restituisce float, se faccio Google, che per chi non lo sapesse, Google scritto così, vuol dire è il numero 10 alla 100, cioè Google scritto come azienda si rifà a questo numero matematico, che è 10 alla 100, scrive Google. Se io lo computo in Python e questo operatore per vuol dire elevato alla, se io lo computo in Python, mi restituisce il mio numero con 100 cifre decimali, senza preoccuparsi di, cioè, se mettessi un altro qualsiasi numero. Non devo davvero preoccuparmi di quanto grande può crescere quel numero. Quindi anche scrivere gli algoritmi vi permette di pensare già a un livello più avanti, non tanto la mia variabile non ci sta. Ovviamente questo è anche il perché Python è lento, cioè lui deve fare tutta una serie di controlli che non fate voi. E se vedete il tipo di questo è comunque sempre un intero, una classe dietro, cioè non è proprio l'int di C, è una sua classe che usa per rappresentare quell'informazione. Altri operatori sono simili a quelli. Sì, certo. Se poi i risultati di certe operazioni voglio stampati con due decimali, sì, un decimale, eccetera, bisogna specificare qualcosa. Per la stampa lo vediamo dopo. Sì. Cioè, lui non taglia, cioè, o meglio, taglia allo stesso modo in cui vengono rappresentati i numeri float, cioè la rappresentazione, quella in tripolino, non posso rappresentare qualsiasi numero in virgola mobile, c'è sempre un arrotondamento, un'approssimazione. Però lui non va, Python non va oltre quell'approssimazione. Quindi io non posso stabilizzare. Allora, se voglio arrotondarlo, ma proprio a livello della variabile, cosa che in generale io sconsiglio di fare, perché trovo sempre diverso il rappresentazione da dato. Quindi se io voglio rappresentare quel dato in una maniera che il mio utente lo capisca, magari voglio stamparlo con tre decimali. Però poi non voglio anche arrotondarlo, perché poi se io li vado a sommare, non voglio perdere tutte quelle approssimazioni. Quindi se io qua avessi un numero lungo, okay, se stampo P, lui me lo stampa così, se voglio proprio ridimensionarlo, quindi arrotondarlo, esiste round. Ok, lui me lo arrotonda, così me lo arrotonda all'intero più vicino. Ok, round. Se gli specifico un secondo parametro, me lo arrotonda a quelle cifre decimali, però io lì ho perso rappresentazione. Dopo vediamo invece come fare invece a stamparlo con solo tre cifre decimali. C'è la possibilità che riconosca in automatico eventuali periodici? No, non penso. Cioè, allora, esiste una... se vuoi rappresentare a questo livello, probabilmente la cosa migliore è usare, esiste nella standard library anche una classe per rappresentare frazioni e ti permette di fare operazioni su frazioni e quindi non perdi niente in rappresentazione. Quindi se è 0,3 periodico, tu ce l'avrai come 1 su 3 e tu fai le operazioni con 1 su 3 e quindi cioè, non riconosce i periodici, però non perdi il fatto che è periodico. Altri operatori, qua domande, lento, veloce, dammi un feedback. Va bene così.
Altri operatori sono simili a quelli di C, quindi diviso si fa con lo slash in avanti, e la divisione vi ritorna in Python 3 sempre un float. Okay, quindi se in C, ad esempio, se io faccio la divisione tra un intero e mi ritorna un intero, in Python 3 mi ritorna un float sempre, anche se faccio una divisione che in realtà ci sta. Cioè, se faccio 6 diviso 3, lui comunque mi ritorna 2.0, perché non volevano star lì a dire ti ritorno un intero, però solamente se non c'è questo. Se invece io voglio solamente il risultato intero, quindi come funziona C, cioè io faccio la divisione tra due interi e voglio un intero, posso usare la doppia barra che butta via la parte decimale. Okay, vedete che lì è 5,6, se io avessi usato round come prima avrebbe approssimato a 6, mentre invece 17 barra barra 3 me lo approssima a 5, cioè non me lo approssima, mi tronca la parte decimale. Il resto si fa come in C, quindi col percento, quindi la divisione 17 diviso 3 resto 2, e infatti se io chiedo, questo ho dovuto cercare su Wikipedia come si chiamavano i vari divisore, dividendo, quoziente, però pare che si chiami dividendo, quoziente, divisore, resto. Per il resto ci arrivavo agli altri. Quindi appunto. Funziona. Subito dopo i numeri abbiamo le stringhe, l'altra cosa classica. Le stringhe possono essere racchiuse tra apici singoli o doppi apici. Non c'è una vera e propria differenza. Poi se sicuramente se partecipate a un progetto open source, ognuno ha la sua idea di no, le stringhe vanno scritte con gli apici singoli, no, vanno scritte con i doppi apici, e sicuramente il modo in cui l'avete scritto voi è quello sbagliato rispetto allo standard del progetto, però non cambia, non c'è alcuna differenza tra apici singoli e doppi. L'unica differenza che c'è è se voi usate i doppi apici all'esterno, potete mettere gli apici dentro la stringa senza problemi. Quindi se io devo scrivere l'esame con L apostrofo esame, se uso gli apici singoli fuori, devo in qualche modo dirgli attenzione, l'apice che c'è tra la L e la E non è l'apice di chiusura stringa. Quindi se io voglio scrivere, ad esempio, in italiano, una cosa molto comoda è quella di usare i doppi apici, perché dei casi in cui so che sto mettendo una citazione o qualcosa così, per il resto non ho dentro doppi apici nella mia stringa. Quindi appunto qua, dove io ho usato i singoli apici, posso usare doppi apici all'interno, però se voglio usare gli apici singoli devo metterci davanti il carattere backslash, come in tutti gli altri linguaggi. Sì? Mi aspettavo di vedere l'apice sotto, dove c'è la slash. Qua. Perché in realtà non la sta stampando. Questo qua è come lui ce l'ha salvata in memoria, perché appunto sempre per via dell'interprete lui mi stampa proprio il risultato dell'espressione, che è la stringa come rappresentata in memoria. Se io l'avessi messa all'interno di print, mi è scappato qua, speriamo che vada lì. Se io la stampo, ovviamente lui le barre davanti agli apici non me ne stampa, okay. Però a livello interno la stringa comunque contiene le barre davanti, il backslash davanti agli apici. Un'altra cosa che c'è di default in Python sono built-in queste funzioni che ci sono senza dover importare nulla, senza dover importare moduli aggiuntivi, è questa len. Se io voglio sapere la lunghezza di qualsiasi cosa di cui ha senso chiedere la lunghezza, posso usare la funzione len, passargliela di sapere quanto è lunga. Quindi una stringa, ha senso chiedersi quanto è lunga la stringa? Sì. E quindi se io faccio len di s, s o la stringa hello, lui mi stampa 5. Ti prima anche di spazio, l'hai usato? No, è proprio la rappresentazione com'è. Quindi ad esempio qua dove ho messo il barra, questo conta come carattere della stringa. Cioè lui sotto usa delle stringhe, cioè degli spazi dopo mi incontrate quelli, assolutamente sì, è proprio la stringa come è in memoria, quanti byte occupa in memoria.
cosa succede se devo usare le barre in una stringa. Quindi se io voglio stampare cd:\windows\dir\name, qua mi è andato a capo, qua. Perché il barra m, come in C, è il carattere per andare a capo. Okay. Ma questo in tutto, cioè, potete guardare, vi sto dicendo qualcosa che sapete troppo. Come posso fare a risolvere questo problema? Cioè, quindi come faccio a usare il barra nelle stringhe? Perché Windows ha deciso di usare la barra al contrario. Un'altra barra. È semplice, basta non usare Windows. parte gli scherzi, negli altri linguaggi posso mettere le doppie barre, però non la trovo una soluzione che è una soluzione un po' di comodo a volte, cioè molto utile spesso, però se avete seguito il corso precedente delle espressioni regolari, magari avete visto che le barre servono per fare altre cose, quindi io non voglio avere delle doppie barre in giro quando voglio scrivere delle espressioni regolari. Un'altra alternativa è quella di usare questa R qua davanti alla stringa, cioè quindi io scrivo R apice, e quella lì vuol dire non è più una stringa, è una row string, quindi una stringa grezza, che vuol dire se ci sono delle barre, ci sono perché piacciono a me, tu non pensare che sto cercando di dirti qualcosa che non c'è scritto, se c'è una barra, la stringa la voglio come trovare. E quindi è molto comodo quando dovete usare delle espressioni regolari o dei pattern che contengono molto spesso le barre, cioè vedere questa part qua, capisco che è una part di Windows, vedere qua con tutte le barre, magari devo cambiare tutte le stringhe che ho nel mio programma scritto in un altro linguaggio. Quello che veniva chiesto prima, come faccio a rappresentare, cioè a portare all'interno delle mie stringhe le variabili che io ho nel sistema. Allora, ci sono vari modi. Quello più facile, quello più spiegabile a questo livello del corso, è quello di usare una notazione alla C. Quindi, se avete mai usato C, avete usato il %D, %F sulle prime parti. In pratica si prende, qui ho I, che è un intero e vale 5, ho la mia stringa, scrivo l'intero, vedete che non ho messo da backslash perché ho usato i doppi apici perché veniva più comodo, l'intero i vale e poi metto %, e %, vuol dire il carattere che viene dopo rappresenta un informato della variabile che io voglio inserire qua dentro, cioè voglio inserire qua dentro una variabile di che tipo, la d vuol dire decimale, che vuol dire voglio stampare una variabile intera. Poi, non ho print stamperebbe anche, io qua invece voglio solamente costruire la stringa, tipo penso per chi deve CS printf, quello che costruisce le stringhe con la stessa sintassi che uso per il printf. Dopo la mia stringa con dentro i %, per andare a fare le sostituzioni, dovevano scegliere un carattere, hanno scelto %, che è quello che tra i numeri vuol dire il resto di una divisione, però con una stringa comunque non avrebbe senso. Quindi hanno detto, visto che usiamo %, per rappresentare il tipo della variabile, usiamolo anche per dire la cosa che c'è scritta dopo è la variabile che devi inserire. Okay. Quindi se io faccio %D e poi faccio fuori questo %, non è all'interno della stringa, è un operatore, cioè questa stringa viene fatta, cioè come se io avessi proprio l'operatore di resto, ma tra stringa e variabile funziona diversamente. Cosa fa? Prende questa variabile e la inserisce all'interno della stringa. Ok? C'è dubbi? Quindi faccio %D, mi inserisce un valore che è un intero. Se faccio %S, sto mettendole a un placeholder, diciamo, uno spazio che io riempirò in modo, con una variabile. Se faccio %S vuol dire che dentro voglio scriverci una stringa, e se faccio %F vuol dire che dentro voglio scriverci un numero in virgola mobile. Vedete qua, come appunto mi veniva fatto notare prima, lui ha usato tutta la presentazione che aveva, quindi mi ha scritto il valore di F è
2.5 e poi tanti zeri. Se io sto facendo un programma di contabilità e sto stampando uno scontrino, la persona che va all'essere umano vuole leggere questa cosa qua come cosa che deve, come cosa che deve pagare. C'è tutto un mondo di questi placeholder. Vi faccio vedere solamente quello che riguarda il numero in virgola mobile. Se io voglio stampare solamente un certo numero di posizioni decimali, al posto di usare solamente %F, posso usare %, e poi il formato è punto, quindi tipo dopo il punto voglio 3, okay. Quindi %.3F, e questo è tutto il mio formato, perché non è ancora arrivata la lettera, quello prima è come se fosse un'opzione del mio formato F, che è valore decimale. .3F, se io eseguo questo, lui me lo stampa con solamente 3 cifre decimali. Esiste un mondo anche per quante cifre mettere a sinistra, per il prefisso da usare, quindi se io volessi qua stampare con 000 poi 2, vabbè, cioè, non è difficilissimo, quindi ve lo faccio vedere, però cioè, questo qua è l'intero formato che potete usare, quindi 5, nel senso che non era così. E in un altro qualche altro modo, che 0,5, no. Però se lo cercate in documentazione, tutte quelle cose che ho usato una volta. Sì? Mi metti una cosa, tra il formato diciamo europeo e quello americano con la virgola e il punto sono scambiati, se io scrivo un programma e devo farlo andare sia nella parte che... C'è anche quello, c'è in standard library, posso andare a dire qual è il mio locale. Posso andare a cambiare il locale del programma, quindi se faccio float di qualcosa viene interpretato, se c'è la virgola viene interpretato come numero con la virgola, e se stampo viene stampato con la virgola. Dipende dal locale, posso modificarlo. Però non è una cosa che ho fatto spesso, quindi penso. Però c'è una libreria che è ok. Un'altra cosa che ho detto prima, siamo più variabili. Arriviamo dopo, perché serve. Cioè, se li metto dopo e basta, non va. Dopo serve un altro passaggio per sapere come fare a sostituire le più varianti. Mi ricordi che ho cambiato un po'? No. No, perché questi colori non si vede più niente. Cosa? Con questi colori non si vede più niente. No, problema, perché questi, perché erano con me. Ma c'era tutto... altre operazioni sulle stringhe, una cosa che magari altri linguaggi non fanno, curiosità o quello che volete. Le stringhe possono, cioè, questo lo fanno in tanti linguaggi, col più io posso concatenare stringhe, okay, anche in Java adesso. Un'altra cosa che posso fare è il per, che potrebbe risultare strano con una stringa, però il per permette di ripetere una stringa tante volte. Quindi qualcuno sa qual è l'output di questa cosa se la eseguo? Sì. E niente, questa cosa è inutile. Una cosa utile è fare delle sottostringhe. Le stringhe possono essere indicizzate come in C, e il primo indice è 0, okay, perché gli informatici contano per forza. Non esiste il tipo carattere, quindi non ce l'abbiamo in Python il tipo carattere, abbiamo solamente stringhe di lunghezza 1. Quindi se io indicizzo una stringa, mi viene restituita una stringa, mi viene restituito un carattere. In C io ho un generatore di caratteri, quindi quando lo indicizzo prendo un carattere, quella cosa è di tipo char. Qua invece no, mi viene restituita una stringa, io posso fare tutte le operazioni che potrei fare sulla stringa. Quindi se io ho la mia parola che è Python, faccio Word tra quadre, che mi permette di indicizzare, quindi gli dico vai a prendere il carattere
che c'è in posizione 0, e quindi il primo carattere, e lui mi restituisce la stringa che contiene P. Se faccio word di 5, mi restituisce quello che c'è nella posizione 5, sempre contando da 0, quindi il sesto carattere. Gli indici possono anche essere negativi, per iniziare a contare da destra. Quindi se io gli chiedo word meno 1, okay, vuol dire l'ultimo carattere. Quindi non mi serve sapere quanto è lunga la stringa, altrimenti dovrei fare, cioè, sottintende il len di stringa meno 1. Okay. Se faccio meno 6, mi restituisce il primo carattere. Altra cosa carina è come fare le sottostringhe. Quindi se io non voglio solamente un carattere, ma voglio una sottostringa, cioè tutti i caratteri che vanno da una posizione a un'altra posizione, come faccio? Appunto, questo è l'indice dei vari caratteri, cioè io posso rappresentare questa P come il carattere in posizione 0 e il carattere in posizione 6. Cosa? Da? Adesso ci arriviamo. Si chiama slicing, quindi fare a fettine, e si può usare su tutti i tipi di sequenza di Python. Se io faccio una sintassi è come l'indicizzazione, ma invece che avere un numero ne ho due separati da due punti, e vuol dire da a escluso, questo 2 è escluso. Okay. Quindi se io gli dico da 0 a 2, vuol dire dal carattere 0 al carattere 2 escluso. Perché hanno deciso di fare la cosa dell'escluso? Perché così almeno se io faccio word che va da 0, 2 e poi faccio più, cioè stampiamo questi due, word che va da 2 e mettiamo 6, non ha funzionato, ah scusate perché tipo non l'ho mai compilata questa cosa, quindi word non c'è, 6, perché è escluso, in questo modo questo 2 qua in mezzo io lo posso usare come ultimo di quelle a sinistra e primo di quelle a destra e ricomponendolo ho l'intera stringa. Questo è il motivo, quindi se faccio word che va da 0 a 2 più word che va da 2 a 6 ho l'intera stringa. Quindi se faccio word che va da 2 a 5 mi fa il carattere che va da 2 a 5. Se ometto from vuol dire da inizio stringa, quindi se faccio solamente due punti 3, quindi non c'è la parte di from, vuol dire fino a 3 escluso. Se ometto il to vuol dire che fino a fine stringa, okay. Quindi non ho bisogno di sapere ancora quanto è lunga la mia stringa. Posso specificare anche un passo. Quindi se io voglio prendere ogni due caratteri, cioè potrebbe sembrare una cosa, però quando fate determinati lavori può tornare utile, lo assicuro. C'è questo opzionale step, se io metto un altro due punti vuol dire è lo step. Quindi se io faccio due punti, due punti, due, vuol dire da inizio stringa a fine stringa con un passo 2, quindi mi tornerà il carattere in posizione 0, il carattere in posizione 2 e il carattere in posizione 4. Infatti mi ritorna P, P, O. Se faccio 1, 2 punti, 2 punti, 2, vuol dire il carattere in posizione 1, 3 e 5. Quindi praticamente sono riuscito a prendere gli elementi che stavano in posizioni pari e gli elementi che stavano in posizioni dispari. Okay. Altra cosa carina è se voi mettete uno step negativo, lui vi fa lo step negativo, quindi se io voglio fare il reverse di una stringa, voglio prendere quella stringa e leggerla al contrario, posso mettere meno 1 come step e lui mi ritorna la stringa al contrario. Le stringhe sono immutabili, quindi se io cercassi di eseguire questa cosa, voglio dire il carattere 0 della mia stringa è J adesso, non me lo fa fare perché le stringhe sono immutabili, non potete modificarle. Se volete davvero un'altra
un'altra parola dove c'è J al primo posto e poi gli altri, vi costruite un'altra stringa come volete. Cioè potete fare slicing, quindi prendere tutti i caratteri dopo il primo e prefissarli con un J. Quindi qua ho cambiato, ho messo Jython, qua ho preso solamente i primi due caratteri e poi ci ho aggiunto pi, ho fatto pi. Gli ultimi tipi di cui parliamo sono liste, tuple e dizionari. Dopo li vediamo nel dettaglio, però servono per fare alcuni step adesso. Per adesso prendetele come una lista è una lista dinamica, io posso aggiungere, è un po' come, cioè non è un array, è una lista dinamica, io posso aggiungere elementi quanti ne voglio, posso togliere elementi. Non è proprio una linked list, ma... una tupla è simile a una lista, ma è immutabile, quindi non posso modificarla, su una lista posso modificarla. Un dizionario è simile a un database, se vogliamo, cioè abbiamo delle chiavi, dei valori, quindi invece che indicizzare con dei numeri, indicizzo con delle chiavi. Strutture di controllo, ma se qua siamo tutti abbastanza ferrati, vediamo solamente proprio come si scrivono, ma senza stare a addentrarci. In Python i blocchi non sono identificati da graffe, come negli altri linguaggi di programmazione a cui magari siete abituati. Quindi se in C siete abituati a scrivere if, poi tra parentesi la condizione, poi graffe per identificare il blocco, in Python si usa questa cosa che è l'indentazione. Se io indento del codice, quello a parità di livello di indentazione è il blocco. Quindi tutte queste cose, vabbè che sono commenti primi, però fanno parte di quel blocco if perché sono indentate allo stesso livello. Generalmente 4 spazi si usano. Quindi la sintassi dell'if è if condizione, non mi servono le parentesi, non mi serve niente, 2 punti e poi il blocco, quindi qualcosa di indentato con 4 spazi. Qui posso dire di 4 spazi con tab? Sì. Generalmente la regola vuole 4 spazi, però fin quando è uguale il livello di indentazione, uno spazio, forse minimo 2. Diciamo che ci sono volute decine, però quello che si decidessero. Però poi si è espresso Guido Barrosum e ha detto 4 spazi. Questo è come è andata, non si riusciva a decidere ma spazio tab, no? Perché tab è un solo carattere, un solo byte, quindi meglio, codice più compatto. Era se volete fare un else è un altro blocco, fate else 2 punti. Tutti siamo su if else o... Se volete fare un else if, hanno deciso che si chiama elif, con i due caratteri più non mi piacevano. Risparmiare per tutti gli spazi. Tutti gli spazi in più, il codice deve essere anche compatto. Ok, while uguale, sapete cos'è un if, sapete anche cos'è un while, di nuovo c'è un blocco, vedete che queste due istruzioni fanno parte del blocco while perché sono indentate entrambe con 4 spazi. C'è 2 punti, while, condizione, anche senza parentesi, e poi il blocco. Ok, tutto bene? For è un po' diverso dal C, dal Java, perché è un for each sempre, se sapete cos'è un for each. In sostanza io posso ciclare su delle sequenze, prendo ogni elemento della sequenza. Quindi in questo caso io ho questa che è una lista ha senso scorrerla, okay? E quindi io posso dirgli è simile a quello che succede anche in Bash, ad esempio. Io ho questi elementi, gli dico i assume di volta in volta il valore che c'è all'interno di questa lista. Io faccio print e lui mi stampa i uguale a 0, i uguale a 1, 2, 3, 4. Ok? Tutti? E se io devo sempre creare delle liste per scorrerle, oppure devo fare un while, ci hanno pensato anche quelli di Python, cioè se voglio fare un for alla C, quindi voglio la mia variabile che vada un numero a un altro numero,
devo davvero scrivere 0, 1, 2, 3, se devo arrivare fino al mille tutti in inglese, oppure devo fare while. No, si può usare range. Questa slide qua l'ho messa semplicemente per dire, se voi fate health e poi qualsiasi cosa, vi viene stampata la documentazione. Ok, quindi se qualcuno mi ha detto no, guarda, devi usare range, ma io range non lo so usare, posso fare help di range e lui mi stampa una cosa infinita, però generalmente le prime righe già mi dicono come si usa quella funzione. Quindi mi dice che posso fare range e stop e basta, oppure range, start, stop e step, che è uguale a quel from to step che avevamo visto prima. E appunto mi dice, se io faccio range di 4 mi produce 0, 1, 2, 3, quindi inizia a contare da 0 e arriva fino al 4, scusate, fino al 3, perché appunto c'è sempre l'idea del quello dopo, e sono 4 elementi che vengono allo 0. Quindi se io voglio fare un for e farlo 4 volte, mi basta usare for i in range 4. Okay. E gli prende da quella sequenza, cioè lui mi genera una sequenza e gli prende da quella sequenza. Posso creare in Python 3, non in Python 2, range e normi, cioè vedete che qua ho fatto 10 alla 1000, Python non si è lamentato del fatto che 10 alla 1000 è un numerone e non sapevo dove metterlo, non ha creato una lista con quel numero di elementi perché ci avrebbe messo un po' di tempo. Semplicemente tiene, è un iteratore, tiene il conto di dove è arrivato, quando gli dico dammi il prossimo, mi dà il prossimo e aumenta l'iteratore. Break continue li potete usare come li usate in C e Java, quindi se io scorro gli elementi da 0 a 7 incluso e vi dico se 2 continue vuol dire ritorna qua e vai, cioè smetti di fare quello che stai facendo, smetti di fare questo blocco, però continua con gli altri elementi che ci sono ancora nella sequenza. Break invece vuol dire smetti di fare questo loop che esci. Quindi mi ha stampato 0, 1, 2 non me l'ha stampato perché gli ho detto continue, e poi quelli che ci sono dopo 6, cioè 6 compreso, non me l'ha stampato perché sono uscito dal mio loop prima. Funzioni sono sequenze di istruzioni. Funzioni siamo tutti, se c'è qualcosa che non è chiaro, ditelo pure. Sono sequenze di istruzioni con degli ingressi e un'uscita. In Python viene detto a volte che posso avere più uscite, poi vediamo. Quindi se faccio abs mi ritorna il valore assoluto, se faccio min posso passare una lista e mi ritorna il minimo di quella lista, quindi senza fare un for per andare a cercare il minimo. Print anche, è la prima che avevamo visto, anche lei prende degli ingressi e li stampa, quindi io gli ho passato l'ingresso 1, 2, 3 e me li stampa. Definizione di funzioni, quindi io voglio raggruppare tutte le mie istruzioni in una funzione. La prima funzione che scriverete è questa, quindi la sintassi è questa, è def definisce una funzione. Non ci sono, cioè non devo specificare il tipo di ritorno perché appunto dinamicamente tipato, posso tornare qualsiasi cosa sulla funzione. Test è il nome della funzione, aperta chiusa perché non ho argomenti, non ho, per questa funzione non prendo parametri. Due punti, che come al solito come per if, per for, il while vuol dire segue un blocco. E poi una serie di istruzioni indentate tutte uguali. Quindi pass vuol dire semplicemente cioè non fare niente, okay? È tipo il no op, diciamo, gli assembly, perché se non mettessi questo Python si lamenterebbe perché dice dopo due punti ci deve essere un blocco e tu non me l'hai dato, quindi posso dire pass, lui si accontenta del fatto che c'è un blocco, un blocco non fa niente e questa funzione me la inserisce nelle funzioni che io ho a disposizione. Parametri e argomenti come tutti gli altri linguaggi, quindi qua nelle parentesi io specifico che la mia funzione prende come parametri A e B, sono le cose, cioè sono gli elementi che a me servono all'interno della funzione per fare il mio compito. Quindi qua prendo come A e B e poi stampo A più B uguale della somma di A e B. Si chiama con 10 e 5 mi stampa quella cosa. Questa funzione non sta ritornando niente in questo momento.
sto solo stampando, quindi quel print, cioè quello che vedete deriva dalla funzione print evocata all'interno. Argomenti di default, questi saranno alcuni linguaggi, anche Python. Oltre a specificare il nome dei parametri, posso dirgli: se non ti viene dato questo parametro, assumi che valga questo valore. Quindi se io faccio una funzione che si chiama say message e poi times, quindi il numero di volte, io posso dire: se non ti viene detto quante volte, è 1 quel numero di volte. Quindi io questa funzione qua la posso chiamare o con un parametro o con due parametri. Se la chiamo con un parametro, times varrà 1. Se la chiamo con due parametri, questo sarà il valore di times. Ok? Siamo tutti. Posso anche, una volta che io ho definito i miei nomi, quindi ho una funzione che prende A, B e C, e per B e C ho dei valori di default, e poi stampo A is, il numero M is, M C is, posso chiamarla con 3 e 7, e vedete che lui me l'ha messi, cioè, ordinandoli da sinistra, quindi A uguale a 3, B uguale a 7. In realtà posso anche saltarmi, se io B non lo voglio specificare, visto che esiste un valore di default, come faccio a dirgli B quello che è il tuo default e io ti voglio specificare C. Posso andare al momento dell'invocazione della funzione a dirgli C uguale 24, quindi è il secondo argomento, ma non è B. Ok? Vedete che è chiara la differenza? Posso in realtà anche invertire l'ordine, in modo che se, non so, se la funzione logaritmo prende una base, prende, non so, un esponente, quello che volete, ma io non voglio che il mio utente debba per forza ricordarsi in quale ordine, perché magari non c'è un ordine sensato di quell'operazione. L'utente può specificare base uguale, esponente uguale, senza stare lì ogni volta a consultare la documentazione. E anche questo, se volete, è tipo esplicito è meglio che implicito. Quindi se io ho una funzione con dei parametri, con dei nomi sensati e non A, B, C, molto meglio, perché io quando la chiamo, cioè anche qua quando ho fatto dov'era? Times, avrei potuto qua specificare message uguale na times uguale 16 per specificare anche a chi legge il codice cos'è quel na e cos'è quel 16, se ho nella mia funzione dato dei nomi che sono idiomatici. Questo è un approfondimento, ma ve lo lascio sulle slide, diciamo. È come in Python posso creare delle funzioni che prendono un numero qualsiasi di argomenti e anche un numero qualsiasi di argomenti con nomi. Okay, quindi posso fare funzioni che accettano tutto. Cioè, mi viene dato 3, 5, 7, ciao, uguale, hello, e lui li prende e li immagazzina in delle variabili. E poi io posso andare a consultare queste variabili per fare le cose della mia funzione. Quindi c'è una funzione che ammetterebbe 100 variabili diverse, magari non è comodo avere la documentazione specifica tutte, se vado a leggere la segnatura di quella funzione è enorme. Meglio dire poi accetto un numero di parametri, leggi la documentazione, poi nella funzione vado a controllare qual è il valore per quella variabile. Siamo arrivati al return come gli altri linguaggi, e se faccio una funzione square che calcola il quadrato, faccio un return, e qual è l'espressione che deve essere ritornata come risultato di quella funzione, dell'invocazione di quella funzione. Quindi square di 5 e sta ritornando 25, che è la nostra stampata, è il valore di risultato. Appunto in Python a volte è comodo restituire, cioè è comodo restituire più valori perché è una cosa che si fa costantemente. Ma in realtà non state restituendo più valori, cioè non sta cambiando l'architettura del vostro sistema. Il vostro nuovo sistema di funzioni si aspetta che ritornino un valore, perché sono delle funzioni. Quello che sta facendo sotto per voi è creare un oggetto tupla, ossia un raggruppamento di quei valori, e poi vi ritorna quei valori. Quindi infatti se io faccio powers e faccio return x al quadrato, virgola, x alla terza, virgola, x alla quarta,
lui mi ritorna, se vedete, un qualcosa tra parentesi, che è una tupla, okay? Quindi magicamente gli permette di tornare più valori. In realtà, perché sotto vi sta creando per voi una tupla e poi voi potete farci quello che volete. Sì? Ma le tuple sono più probabilmente diverse tra civici? Simili, diciamo simili. Ci sono delle cose più simili all'estratto. Quindi si voglia segnare anche il valore di ritorno, mettere una tupla anche da questa parte. Perfetto, ci siamo, sì. Dopo. Sì, no, non mi tengo ancora moltissimo. Documentazione con le doc string, appunto quando abbiamo fatto help di range ci ha stampato una marea di cose, come faccio anche le mie funzioni a dotarle di una documentazione del genere, perché passato un attimo di tempo da quando avete scritto del codice non sapete più cosa fare, questo fa. Appunto, come abbiamo visto all'inizio, se io faccio delle stringhe multiline, sono come dei commenti. Se io metto una stringa subito dopo la definizione di una funzione, lui la interpreta come ok, quello è letto dalla funzione. Okay. Quindi io qua ho fatto una funzione che va a prendere, ritorna al massimo in due interi devono essere interi, i due valori devono essere interi. Se poi faccio help di print max, vedete che mi restituisce quello che io ho scritto lì. Quindi la cosa secondo me è molto utile. Finiamo con le strutture dati. Abbiamo Python è un linguaggio che manipola strutture dati sostanzialmente, molto utilizzato per fare analisi dati, per fare analisi statistica, insomma una marea di librerie che ti permettono di, molto utilizzato per fare calcolo numerico e così via, perché ha delle strutture dati molto facilmente utilizzabili senza delle sintassi assurde. Quindi se io voglio creare, le liste sono sequenze ordinate di oggetti, okay? Quindi conta l'ordine, ammettono ripetizioni e sono mutabili, quindi una lista la posso modificare quando voglio. Posso dire il terzo elemento da adesso vale C. A differenza delle stringhe, ad esempio, che sono mutabili. Si definiscono separando gli elementi, racchiudendo gli elementi tra parentesi quadre, separandoli con le virgole. Quella lì è una lista. Mutabile, estendibile, quello che voglio. Se chiedo il type di quadrati e quanto vale, mi dice quadrati è una lista di varie cose. Funziona come con tutte le altre sequenze, quindi le stringhe e altre che vedremo poi. Posso fare indicizzazione e slicing, quello che abbiamo visto prima sulle stringhe. Se chiedo quadrati di 0 mi restituisce il primo elemento, se chiedo quadrati 2 due punti mi restituisce dal secondo elemento in avanti. Lo slicing ritorna una nuova lista, okay? Quindi completamente slegato da quella precedente. Posso assegnare, sono mutabili, quindi se io dico il primo elemento da adesso vale 1 come stringa, lui me lo mette. La differenza che vedete rispetto a tutti gli altri linguaggi, a meno che voi usate le liste di object sostanzialmente, di oggetti non meglio specificati, io qua ho una lista che contiene una stringa e tre interi. Okay. Non che sia una buona prassi da fare, perché se voi fate le liste, il fatto che possiate mettere all'interno delle strutture dati quello che vi va, perché tanto sono solo riferimenti a variabili, non vuol dire che sia una buona prassi, perché se ho una lista che contiene una stringa, un float e un numero in virgola mobile, non lo riuscirò a farci molto. Tra tuple e stringhe? Dopo ci sono tuple. c'è una domanda di senso. Praticamente tuple e stringhe fanno la stessa cosa. Tuple e liste? Tuple e liste? E liste, sì, scusa. Io lo spoiler, le tuple sono immutabili, quindi se io faccio quell'assegnazione, quell'assegnamento mi va in eccezione su una tupla. Quindi se voglio proteggere un po' quell'insieme di valori perché hanno senso in quell'ordine, così uso una tupla.
se faccio quadrati.append, lui mi aggiunge quell'elemento, quello è un metodo della classe lista, mi aggiunge l'elemento. Se voglio cancellarlo, se voglio cancellare l'elemento in posizione 1, c'è questa parola magica del, che è uno statement del linguaggio. Se io voglio cancellare cose, in realtà se voglio cancellare variabili, un po' come, diciamo, simile alla free, cioè in realtà cancello solamente il nome, perché Python tiene una collezione di nomi che puntano a oggetti che sono le vostre variabili. Io dico, non esiste più il nome di quella variabile, quindi se faccio a uguale a 1 del a, se poi cerco di accedere a non c'è più. Se cancello un elemento di una stringa, lui cancella l'elemento che stava all'interno della stringa. Ma gli altri si spostano dopo? Come? Cioè, se cancello il primo, il secondo va al posto di uno. Sì, 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 cioè qua ho cancellato... Cioè, se richiamo l'uno dopo è il codice. Sì, perché qua avevo aggiunto 2, che non era in realtà un quadrato, quindi volevo cancellarlo, quindi cancello quello in posizione 1 e tutti gli altri. La memoria della dimensione della lunghezza della lista. Della lista. Sì, 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 cioè, se, cioè ti dà la lunghezza giusta. Se chiedo la lunghezza di quadrati qua ci sono 4 elementi, lui mi stampa 4. Perché uno l'ho cancellato. Ah, ok. Cui, sì, sì, aggiorna qui il tutto. Se voglio estendere una lista, quindi append, aggiungo un elemento. Se io voglio concatenare una lista a un'altra lista, posso anche usare il chiuso, funziona sulle liste. Però se voglio anche modificare la lista di partenza, ci faccio extend, mi posso passare un'altra lista e lui me la concatena. Altre cose carine, c'è sort, vi ordina la lista, e prende anche, cioè si potrebbe fare un trattato sui parametri che prende sort. Count mi permette di contare le occorrenze degli elementi in una lista. Index mi permette di sapere l'indice dell'elemento più a sinistra in realtà, che ha questo valore, quindi 30 ce l'ho sia qua che qua, ma lui mi ritorna 4 perché la scorre e appena trova 30 mi ritorna l'indice. Questa è una cosa interessante, ma è un po' complessa per le quasi le 11 di sera. Però sappiate che in Python è molto comodo creare liste, cioè le liste sono veramente abbastanza fondamentali in Python. Quindi se io volessi creare una lista che contiene i quadrati, okay, dei numeri che vanno da 1 a 10, potrei creare una lista, per quello che ho visto adesso, fare un for con i numeri che vanno da 1 a 10, calcolare il quadrato di quel numero e aggiungerlo in coda alla lista. Okay. Se lo faccio mi viene restituita. Quello è quello che farei magari in altri linguaggi di programmazione. Okay. Una sintassi molto molto carina di Python sono queste list comprehension. Quindi voi descrivete il risultato che volete ottenere dalla lista e lui la crea. Cioè in realtà è solamente un riposizionamento dei pezzi di questo for. Perché io dico for i in range calcola, cioè lui valuta questa cosa i al quadrato for i in range, lo metto tra quadre e lui capisce che voglio una lista con questa cosa. Ok, argomento un po' magari per chi è il primo anno di programmazione un po' tosto, però per chi magari si è annoiato nelle parti prima. Potete anche mettere delle condizioni nelle vostre list comprehension, quindi uguale a quella di prima, ma poi in code ci metto, cioè posso metterci for if, se gli dico anche che lo voglio solamente per gli indici pari, ok, quindi lo calcolo solamente per gli indici pari. Perché se doveste fare, cioè se prendete un po' manualità con queste cose, vedete che i vostri programmi diventano da tanto così di C, Java e tanto così di Python. Che è poi il bello di Python. Non è molto implicite, poco esplicite. No, diciamo che... Allora... O meno che uno già abbia l'esperienza. Questa sì. Roba è esplicita. Esplicita fino a un certo punto, era più esplicita le righe che c'erano prima. Sì, però diciamo... Che dopo ne sparmi un sacco di... Allora, diciamo, qua, cioè, meno codice tu scrivi, meno è probabile che ci metti errori.
cioè più probabile, cioè, metti la frase meglio che esisto. Sono le 11. Però diciamo, una volta che uno ha smesso a leggere questo, se c'è un errore qua lo vedi subito. Se c'è un errore qua, cioè se tu non mi avessi dato l'output, avrei dovuto andare riga per riga e magari non cliccavo se c'è un errore. Questo, una volta che lo sai leggere, diventa immediato poi. È vero che a primo impatto magari non lo sai già tentare. Lo stento è nel link. Sì, avrei potuto usare lo stento per evitare quel diff che c'è proprio. In pratica un po' come la lambda di Java. Cioè, ci arriveremo la prossima volta, cioè ce l'abbiamo anche in Python. Ci anche sulla velocità. Come? Ho scritto un molto. Sì, riesce a ottimizzare meglio le miscomprehension, perché gli altri non sa bene cosa tu stai facendo all'interno di quel ciclo for, mentre quello, essendo che lui processa per riga, lo vede, interpreta il pattern, lo fa più velocemente. Le tuple sono raggruppamenti di elementi come le liste, ma sono immutabili. Okay, quindi se io cerco di modificarle, non funziona. Uguale alle liste si scrive, ma con le parentesi, tonde invece che quadri. Quindi parentesi tonda con dentro niente mi crea una tupla con zero elementi. Se voglio creare una tupla con un solo elemento, è un caso particolare. Se metto tra parentesi 42 e gli chiedo di che tipo è, mi dice intero. Perché io un'espressione la posso raggruppare tra parentesi, cioè se non si voleva che se uno mette ad esempio 1 minore di A tra parentesi, quella cosa diventasse una tupla automaticamente. Okay? Quindi anche se c'è un solo elemento, io devo esplicitamente mettere una virgola dopo per dire sì, lo so, è una tupla con un elemento. Ma non vi capiterà mai di fare delle tuple con un elemento. Quello che è molto importante e che risponde alle due domande che ho fatto prima è se io ho una tupla a destra, quindi ad esempio il return con la funzione powers che ritornava il numero al quadrato alla terza e alla quarta, se io voglio assegnarlo a quadrato, cubo e non so la parola per dire alla quarta, numero alla quarta, se io ho una tupla a destra posso assegnarla a più variabili a sinistra, ok? Quindi se io faccio A, B, C e poi c'è una tupla di tre elementi, A varrà 42, B varrà hello e C varrà 3,14. Ok, questo è fondamentale quando fate le funzioni che ritornano più elementi, ok? Perché lui vi torna una tupla, però poi quello che voi vorrete probabilmente non sarà avere una tupla. Se la vostra funzione vi tornava x al quadrato, x alla terza, x alla quarta, voi dovrete avere delle variabili che sono quadrato, cubo e x alla quarta. Okay. Se voglio costruire stringhe, come abbiamo visto prima, ma con più di un elemento da posizionare, non posso mettere percente poi a, b, c e basta. Devo passargli una tupla perché lui si aspetta solamente un elemento dopo il percento. Si sente? Quindi se io qua faccio questa stringa che ha 3% all'interno, dopo gli devo passare un qualcosa che ha tre valori al suo interno. Mi prenderà il primo, mette al primo posto, il secondo posto, il terzo. Questa è la domanda iniziale. Esatto. Sì. Quindi se voglio costruire stringhe con più valori, basta, cioè non posso passare più valori al percento delle stringhe, ma posso raggrupparle in una tupla. Sì? Se io sbaglio a scrivere l'ordine di chiamate una funzione, sì, avendo ad esempio nella funzione definito intero stringa float. Non definisci quali sono i tipi. Ah, sono i nomi delle variabili? Sì. No, è un esempio, ho un intero come primo elemento. Sì. Idealmente una stringa come, sì, secondo e un altro intero, sì, un float, e io la chiamo dando l'ordine inverso. No, lui crescerà, cioè nel senso poi gli specifichi non riesce a. No, perché non sa quali sono le operazioni che tu vuoi fare, per lui tutte le variabili sono variabili non meglio identificate. Su tutte le sequenze, quindi sulle liste, sulle tuple, sulle stringhe, io posso indicizzare. Posso fare slicing, posso tagliare, posso fare un controllo di appartenenza. Quindi se io voglio sapere se c'è un numero all'interno di una lista,
quindi se 9 è nella lista quadrati, io scrivo 9 lin quadrato, e questo è un operatore relazionale, quindi torna a 0. Quindi invece che fare un for, fare un controllo, settare una variabile, scrivo 9 in quadrati, true, 10 not in quadrati. Magari c'è anche. Ok? Domande? Insiemi, stiamo qua, vediamo quasi la luce a fondo alla lezione. gli insiemi sono insiemi matematici. Quindi la proprietà di un insieme è che non è, sì, è che non è ordinato e non ho ripetizioni. Quindi se io faccio l'insieme e poi gli passo della lista A tra cadavra, fa niente che ci siano più A, fa niente che ci siano più B, insomma, no, sì. Lui fa un insieme, quindi butta via tutti i duplicati. E questo a volte vi semplifica tantissimo il codice, però vabbè, anche qua per chi è abituato a avere linguaggi di alto livello, niente di nuovo. Si fanno mettendo le parentesi graffe, cioè vedete che ogni tipo di parentesi ha una sua interpretazione, quindi quadre, liste, tonde, tuple, graffe, insieme. Supportano le operazioni matematiche, quindi io posso chiedere qua c'è add per aggiungere un elemento a un insieme invece che append, perché non avrebbe senso dire mettilo in coda, non c'è una coda, non c'è un modo. Quindi c'è add, posso chiedere l'unione di quelle due, di quei due insiemi, posso chiedere l'intersezione di quei due insiemi. Dizionari permettono, come abbiamo detto prima, di associare chiavi a valori. Cioè, nelle liste le chiavi sono l'indice. Se io specifico quadrati di 1, 1 è la chiave per andare a recuperare il valore, ma è la sua posizione, il suo indice all'interno della lista quadrati. Dizionari vi permettono di avere quello che volete voi come chiave. Okay. Quindi recuperare un valore efficientemente quando uno sa la chiave. Come questo c'è l'esempio di una rubrica in cui io voglio recuperare l'email a partire dal nome. La sintassi è questa, è sempre con le graffe, quindi simile agli insiemi, però poi invece che avere solo elementi separati da virgole, io ho chiave, due punti, valore e poi ho ripetizioni di questi elementini, quindi chiave, due punti, valore, virgola, chiave, due punti, valore, virgola. Qui ho detto, in questa rubrica c'è un elemento a cui io voglio accedere con l'indice Linus Torvalds, okay, che mi deve ritornare questo valore. Quindi se io poi faccio rubrica quadre, quindi sto usando un'indicizzazione, però non indico la sua posizione, indico la chiave, che è la cosa che stava a sinistra del due punti. E lui mi torna la cosa a destra, un database, come nella maniera più semplice per voi. Ecco. Se gli chiedo qualcosa che non esiste, cioè che non è all'interno, quindi nella mia rubrica non c'ero, se glielo chiedo ovviamente mi ritorna un'eccezione, perché sono oltre a quello che potrei fare. Esiste la possibilità, se proprio volete, magari se già utilizzate Python, di usare questa get, invece che indicizzare, c'è il metodo get, che invece di restituire un'eccezione, ritorna quello che volete voi. Quindi se io voglio dire prendimi il valore per la chiave Enrico Bacis, se non c'è la chiave Enrico Bacis, ritornami il secondo parametro più specifico. Sì, ok, lo dirò alla fine perché devo ricordarmi di eseguire le cose prima di estrarle. No, perché cioè, è una cosa un po' particolare la cosa che sto usando per la presentazione. Quindi non mi ha dato un'eccezione, mi ha restituito la seconda stringa che gli ho passato. Io posso cercare i valori di un dizionario, cioè viceversa, sì. Posso delle,
Puoi creare un sì, perché se faccio punto .keys, che sono le chiavi, mi vengono restituite tutte le chiavi, se faccio punto .values, mi vengono restituiti tutti i valori, se faccio punto .items, mi vengono restituite tuple, che sono chiavi valore. Questo poi dopo per il resto lo posticipiamo alla... Sì. Ma posso combinare i dizionari con le liste, nel senso mettere una chiave e poi mettere una lista? Allora, le chiavi devono essere immutabili, ok? Quindi non potete usare una lista come chiave perché è mutabile, potete usare una lista come valore, potete usare una tupla come chiave, ok? Le chiavi devono essere immutabili, i valori... cioè quello che volete voi. Quindi quando, per riassumere questo discorso sulle strutture dati, quando usare liste, tuple, insiemi o dizionari? Allora, le liste le dovete usare quando conta l'ordine, quindi se non mi conta l'ordine è già una lista. Quando serve ammettere duplicati e quando avrò bisogno di modificare quella lista. Le tuple uguali ai casi delle liste, tranne per il fatto che non sono modificabili. Quindi se per me ha senso un punto, se io voglio rappresentare il centro di un cerchio e voglio fare una tupla con la posizione x e y, magari la faccio come tupla, non come lista, perché è il centro di un cerchio, non può modificarlo in futuro. Piuttosto creo un altro cerchio con un altro centro. Ma quello voglio che rimanga lì e voglio impedire anche a me stesso di modificarlo, okay? Quindi cioè, bisogna anche proteggersi da programmazione difensiva, cioè, fare in modo di non fare per se stessi. Esatto. E se si usano tutte queste stratagemmi e così via, in realtà Python non è neanche così lento, cioè basta sapere cosa uno deve fare. Quindi gli insiemi non contano l'ordine, sono modificabili, non ammettono duplicati. Uso gli insiemi quando voglio fare un controllo di appartenenza estremamente veloce. Okay, quindi quando voglio fare tipo 9 inquadrati, quello che abbiamo fatto prima, lui poverino ha dovuto andare, cioè non sapeva in che ordine fossero i miei elementi. Quindi se io gli chiedo un elemento che non c'è, lui per sapere che non c'è, lo deve scorrere tutta la lista, cioè lui scorre per voi tutta la lista e li confronta. Adesso io ho una lista con 1 milione di elementi e su questo 1 milione di elementi devo fare una volta al secondo un controllo per vedere se X è all'interno della mia lista. Non andrà mai nel programma. Se però invece a me interessa solamente sapere se è all'interno, se uso un set, lui usa una rappresentazione molto molto più sgamata, e è istantaneo controllare se è presente un elemento. Esiste anche la versione non modificabile dei dizionari, si chiama Frozen Set, nessuno l'ha mai usata nella propria vita, quindi dizionari quando non conta l'ordine, perché non è importante se voi mettete prima Linus Torvalds, prima Richard Stallman, ma non conta l'ordine, sono modificabili quando le chiavi non sono numeriche oppure non sono determinabili a priori, tipo ad esempio le matricole degli studenti di un'università. Uno dice, vabbè, la chiave è numerica, faccio una lista. Sì, ma le matricole nostre iniziano da 10 milioni, cioè devo creare 10 milioni di elementi vuoti prima e per aggiungere 100 studenti, cioè magari no. Quindi se faccio un dizionario posso associare chiavi o valori in maniera slegata da come poi vengono rappresentati sul disco. Riferimenti e puntatori, prima di fare questo, magari un po' pensando a C, oddio no, i puntatori anche qua, era tutto bello fino adesso. No, è semplicemente per dire che è un programma, sotto ci sono oggetti, sotto ci sono puntatori. E quando voi fate spesa A uguale, fate una lista, e poi faccio spesa B uguale a spesa A, non mi ha copiato dalla lista, sono due nomi diversi per accedere alla stessa variabile, okay? Perché in realtà è un oggetto, cioè c'è un altro puntatore che accede lì. Fine, questa è l'unica cosa che dovete sapere. Quindi se io
faccio spesa B punto append carota, ok, se stampo spesa B, ciò mi la manco carota. Forse avrebbe più senso far vedere cos'è spesa A. Se stampo spesa A, cosa c'è? Uguale. Uguale, perché cioè magari queste qua sono le cose che all'inizio... tipo in chat. Sì. E, infatti se c'è l'operatore is, che è diverso dall'uguale uguale, chiedo se l'elemento è proprio lo stesso, è proprio lo stesso oggetto. E lui mi dice spesa A e spesa B sono lo stesso oggetto. Se invece io volessi copiarlo, abbiamo detto che lo slicing copia, non è lo stesso oggetto, perché io potrei gli copiami dalla posizione 3 all'ultima. E, quindi se io lo copio, se gli chiedo se sono uguali, lui fa un controllo elemento per elemento, mi dice sì, rappresentano la stessa lista. Però se gli chiedo ma spesa A e spesa C, mi dice falso, okay? Perché sono due liste diverse, il fatto che abbiano lo stesso contenuto in questo momento non vuol dire che siano la stessa cosa. E basta, questa cosa la vediamo la prossima volta. Che dato. Domanda. Una domanda stupida, che magari sì. Uno che è abituato a ragionare con le matrici, cosa sono? Allora, le matrici generalmente, ma come anche poi dopo in C, sì, sono, cioè le fai come liste di liste. Sì. Quello che posso fare di liste. Sì, posso fare, cioè, tra le quadre io posso mettere quello che voglio, separato tra virgole. Quindi se io faccio... Posso mettere tre quadre, però si possono indicizzare. Posso scrivere qua. Se io voglio fare una lista, una matrice, generalmente quello che faccio, cioè so che voglio fare una lista, quindi magari di due righe. Quindi voglio fare... So che avrò degli elementi separati da virgole, questi elementi nessuno mi vieta di farli come altre liste. Okay. Posso inserire qualsiasi struttura dati in qualsiasi struttura dati. Spesa A, spesa C, quindi ok. Se io poi voglio accedere alla prima riga, farò A di 0, quindi c'è 1, 2. Se voglio accedere al primo elemento della prima riga, farò A di 0, 0 come in C. Sì, sì. Altro? Una curiosità. Sì. Ai miei tempi dicevano che una riga di C corrispondeva a 10 righe di assembly. Sì. In Python c'è una roba analoga. Allora, c'è qualcuno che dice che un programma scritto in C rispetto a un programma scritto in Python è 10 volte a livello di righe, sì. Quindi più o meno il numero è simile. E, però cioè, aiuta molto lo sviluppo, è vero, è lento, ma c'è un attimo di vantaggi. Il fatto che sei dinamicamente di patto a volte ti aiuta, a volte ti tira di quei casini che li scopri solamente quando passa di lì in codice. Okay. Però il tempo di sviluppo è estremamente rapido. 10 volte più. Ma non è solamente quello, cioè 10 volte di meno, cioè pensi anche tra assembly e C. Cioè, scrivi in assembly è super error, cioè se metti un errore andare a trovarlo è un problema. C è già considerato ottimo da quel punto di vista. Python è ancora un faccio delle cose per te e ti do una sintassi ancora più snella. Tu devi solamente esprimere proprio quello che è il tuo cuore del programma. Il concetto del CPU di creare una classe, distruggerla, eccetera. C'è anche qua, lo facciamo la prossima volta. È un linguaggio object oriented, quindi posso creare classi, posso creare cose che sono struct. Python è bello perché uno va a casa e prova a fare qualcosa e in 15 righe ha tirato insieme uno scriptino leggibile che fa qualcosa che gli serve. Ovvio, serve conoscere cosa c'è nella standard library e tutto.
però veramente è un linguaggio, dicono, è il linguaggio degli hacker, ma inteso come di persone che sono interessate molto al, cioè al pratico, cioè il linguaggio un po' degli smanettoni, cioè ho una cifra di librerie che fanno cose mirabolanti, accessibili, con un ecosistema maturo. Ci sono anche altri linguaggi interessanti, però sono dei le librerie, la prossima volta vediamo come finiamo il linguaggio e poi vediamo quali sono le librerie più interessanti che ha la standard library e come fare a cercare altre librerie e installare un altro sistema. Ma in realtà, come avrete visto, cioè, sì, non è un problema, ma anche perché uno può provare in caso di usare quel punto lì. Monicelli. Però in caso vi mando un'email, voi ricordatevi di iscrivervi anche alla seconda serata, così almeno se mando un'email agli iscritti della seconda serata. Cioè, se siete spaventati già o annoiati, non vi iscrivete, almeno non vi mandiamo l'email. Però almeno quelli che sono interessati anche alla seconda serata riceveranno qualche informazione. Versioni 2.7.3, sì, su tutte le installazioni di Ubuntu ci sono entrambe. Le slide dove trovate? Ti mando il mail, non ho bisogno un po' di performance. Visto che abbiamo già fatto tardi, rispondo alla tua domanda online. E niente, vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Grazie.